Sono Stefano Tonti, vengo da Rimini. Questa è la mia proposta, come vedete. Anche io sono uno dei tanti che si sono rifatti al suggerimento dei portici, perché comunque mi sembrava una metafora, ecco, presa come metafora, infatti, come metafora è molto, molto pregnante, molto calzante, quindi non sono andato oltre, ma ho cercato di interpretarla in un modo un po' più, forse, così, cercando di andare più avanti rispetto alla loro rappresentazione, forse più immediata, ecco. Tra l'altro, arrivando questa mattina, ho visto uno dei due terzi classificati a pari merito, Sergio Menichelli, aveva fatto una cosa identica praticamente. Quindi, però mi sembrava così un po' troppo portico, quindi ho pensato vado avanti, mal me ne incorse, insomma. Comunque, ho pensato appunto di andare un po' oltre in questo modo, intanto ribaltandolo di 45, anzi curvandolo, inclinandolo di 45 gradi per creare, diciamo, una via di mezzo fra una B, perché anche questo è quello che, come tanti, ho cercato di rappresentare attraverso le due volte del portico. Quindi le due volte del portico, in questo caso anche sottolineate tramite un'ombreggiatura che crea un effetto di profondità della volta. Quindi l'idea era di rappresentare insieme un segmento di questo sistema che mi piace anche chiamare il sistema circolatorio della città, è quello che mantiene viva la città in quanto tale, non una città musealizzata come giustamente tiene a essere Bologna. Quindi, contemporaneamente, queste due volte di questo segmento, che poi si allunga all'infinito o per 40 km del portico, allo stesso tempo una B, la B di Bologna, però. Guardando bene, con l'ombreggiatura può anche dare l'idea di un libro aperto, quindi anche un riferimento alla vocazione, ecco, forse così si sente meglio, alla vocazione culturale e universitaria di Bologna, universalmente nota e che la caratterizza. Il carattere scelto è stato un CP Company, tra l'altro di un piacentino, quindi rimanendo in regione, Fabrizio Schiavi, grande disegnatore di caratteri. Ah, e sotto in piccolo c'è lo slogan che avevo, il payoff che avevo proposto, un piacere ogni volta. Quindi un piacere ogni volta nel senso di ogni volta che si viene a Bologna, anche perché Bologna è una città in cui tornare, proprio perché è una città in cui vivere, insomma, da vivere, non da visitare una volta per tutte. Ma ogni volta, anche come volta del portico, ogni volta di portico tu trovi un piacere che può essere la bottega storica, l'elemento architettonico, l'elemento storico e tanti altri che chi vive a Bologna conosce. Io ci ho vissuto un po' per aver studiato il Dams, ma insomma è una città che amo molto. Passando alle applicazioni, poi ho provato a declinare questa cosa. Ovviamente le tavole erano limitate, erano 5 tavole, quindi. Accidenti. Beh, comunque segnalo solo una cosa, che questa B, libro portico, è appoggiata alla base, dovrebbe stare secondo il progetto, crea anche la controforma di un cuore. Il cuore ovviamente è abusatissimo, ma in questo caso direi che è suggerito in modo abbastanza leggero. Dopodiché questa forma può essere scomposta. E ci si possono creare tutto un linguaggio, secondo me interessante, di portici. Ad esempio, qui è più chiaro che è una linea di portici, oppure il secondo in alto è sulle colline di Bologna, quello in basso sui canali di Bologna, uno shopper con i portici ripetuti. Mi sono anche divertito a fare un rotolo di tagliatelle di Bologna, come vedete, o pasta fresca comunque. Può servire anche come segnaletica. E va bene, questa era poi la presentazione, la relazione. Direi che in sintesi ho detto tutto. Se c'è qualche domanda. Finora nei progetti visti, ma se non sbaglio,
esempio, riguardo il payoff, ho visto poco l'uso dell'inglese, visto che comunque è un brand internazionale e che secondo me è importante l'uso di una lingua international. Ci hai pensato? Non è stata prevista? O... Io ci ho pensato dopo, purtroppo, nel senso che... Io perlomeno, scusami, concordi il fatto che è una mia... No, ho capito la domanda. La domanda anche agli altri. Non è importante che, per esempio, anche certo. Bologna è, però in italiano, magari c'è anche l'inglese, non l'ho notato, però anche in altri, ho visto no. L'uso dell'inglese. Non trovate che un payoff perlomeno abbia. Bologna è, no, assolutamente. Bologna è, adesso io non devo parlare per i miei colleghi che hanno vinto, però sicuramente è facilmente declinabile in inglese. Nel mio caso io in effetti sono consapevole che quello era un limite del mio progetto, perché era certo a pleasure every time, infatti l'avevo anche scritto sulla relazione, però è chiaro che non ha la stessa doppia lettura e quindi forza dell'italiano. Effettivamente, diciamo, capivo, ripeto, i limiti di alcuni aspetti del progetto, però insomma... Poi si presenta quello che a me sembra interessante l'aver alleggerito il portico, che il segno che tu hai fatto è un segno molto leggero rispetto al portico che talvolta, voglio dire, ti dà un po' un segno di pesantezza, invece il tuo proprio... Sì, io ho cercato di alleggerirlo, poi il fatto di metterlo anche in diagonale, certo, gli dà un dinamismo abbastanza significativo, sì. Infatti, ripeto, non volevo... Cioè, il riferimento secondo me sembrava giusto e mi sembrava anche poi una sfida interessante partire da un riferimento diciamo scontato, ecco, se vogliamo, ma evidente, ecco, forse la parola giusta, però cercare di interpretarlo in modo più interessante, in modo più avanzato, ecco. Tutto qui, i colori sono quelli poi di Bologna, come vedete un po'... La tavolozza cromatica, insomma, sono i muri e le pavimentazioni di Bologna, insomma, questo è quanto. Posso dire una cosa? Sì. Adesso lo vedo lì, la traccia dei portici, se sì. Non voler aprire la ferita precedente. La traccia, scusa? La curvatura? Sì. Non è della font che hai usato per Bologna? Della font? No. È differente. Non è di quelle elucubrazioni da grafica. Ah no, cioè diciamo la font non ha a che fare col simbolo. Il logotipo in questo caso non ha a che fare col simbolo. No, in questo caso no. Io l'ho scelto anche per dare un segno di modernità, ecco, questa font che secondo me è molto bella, ma è solida, moderna sicuramente, un bastone molto moderno, ma allo stesso tempo anche morbido, con questa morbidezza che secondo me in qualche modo caratterizza la città, insomma, asciutto, ma senza fronzoli, ma con una sua morbidezza, accoglienza, che forse qui espressa anche al suo meglio, ecco, in questo suggerimento di possibile uso poi di queste forme, ecco. Quindi questo contrasto tra la, diciamo, la plasticità del marchio e la rigidità del bastone della font è voluto proprio per dare questo senso di contrasto. Sarebbe stato banale magari usare un aggraziato, quindi è voluto questa cosa. Sì, assolutamente pensata, io... Avrò provato un centinaio di font prima, tra Graziati, tra l'altro avevo anche pensato di usare il Simoncini come omaggio al grande Simoncini, disegnatore di caratteri bolognese, insomma, però poi si deve arrivare a una sintesi che comunichi in modo più immediato, ecco, Simoncini-Garamond, ovviamente. Sì.